Eccoci qua alle di radio, le 17 in punto, Federico Sartoni che vi sta parlando, ben ritrovati, venerdì 29 marzo con Luca Paradisi al coordinamento tecnico di là dal vetro, un saluto così come un saluto arriva a tutti voi ascoltatori, ci state seguendo come sempre numerosi tramite anche le molte modalità che vi mettiamo a disposizione, avete un canale, quello WhatsApp per i vostri messaggi testuali e vocali, il 3925 7277 75 da utilizzare, c'è poi lo 055 57 2637 che è il numero di telefono di Lady Radio per i vostri interventi. Poco fa ve l'ha detto anche Franceschino e vi volevo dedicare via Pier Capponi, che è chiusa per uno scavo urgente, blocco temporaneo della circolazione con la chiusura della strada per chi arriva da Piazza della Libertà. In questa mezz'ora insieme monitoreremo come sempre anche l'andamento del traffico in città. Al momento ci sono dei rallentamenti su Lavagnini direzione Libertà e sempre in direzione Libertà, Bolognese e via del Ponte Rosso, le direttrici con traffico sostenuto anche sul Lungarno del Tempio direzione uscita città. Sfruttate quindi il numero per i messaggi anche per queste segnalazioni. Qualche notizia prima di andare poi anche con i primi ospiti che saranno con noi. Non ce l'ha fatta l'operaio di 36 anni che ieri mattina è stato soccorso nel comune di Pontassieve alle 10 dopo un incidente sul lavoro avvenuto durante le manovre di un ragno meccanico e è stato organizzato un presidio per la giornata di domani da CGL Firenze, CISL Firenze Prato e UIL Firenze davanti all'azienda dove ieri si è verificato l'incidente mortale che è costato la vita ad un 36enne di origine pakistana. E a proposito di infortuni sul lavoro, notizia di poco fa, un 33enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto in un'azienda di montaggi a Stabia di Cerreto Guidi in provincia di Firenze. L'uomo ha subito lo schiacciamento dell'addome e di un braccio sotto una pressa, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta anche la medicina del lavoro della ASL Toscana Centro. Ore di apprensione e ricerche stamani per una donna finita in Arno a Firenze. Le ricerche dei vigili del fuoco si sono concentrate nel tratto del fiume compreso tra Ponte Vespucci e Ponte alla Vittoria. Era stato attivato anche l'elicottero Drago, l'allarme è rientrato dopo che le immagini di videosorveglianza avrebbero ripreso la donna riemergere e uscire autonomamente sulla sponda sinistra del torrino di Santa Rosa. Operazione di vigilanza straordinaria nel settore manifatturiero nei comuni di Scandicci, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano nell'ambito del progetto di contrasto allo sfruttamento del lavoro e al caporalato. L'operazione coordinata dall'ispettorato d'area metropolitana di Firenze, che ha coinvolto gli ispettori del lavoro di Firenze, Roma, Ravenna, Milano, del nucleo carabinieri, dell'INPS, dell'INAIL, coadiuvati dai mediatori OIM, ha interessato complessivamente 17 imprese, complessivamente trovati 16 lavoratori completamente a nero, motivo per cui due ditte si sono viste sospendere le attività, sono state elevate sanzioni per 80.000 euro. La Cassazione ha confermato l'assoluzione per Momi Elawil, ristoratore che è tra i fondatori del movimento Io Apro e che era finito a giudizio con l'accusa di aver rimosso più volte i sigilli al suo ristorante durante il lockdown. Non punibile per particolare tenuità del fatto, soddisfazione da parte del difensore Lorenzo Nannelli. Noi andiamo a salutare proprio Momi Elawil che è in collegamento con noi. Ben trovato e buon pomeriggio sulle di radio. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera a voi, grazie dell'invito. Immagino grande soddisfazione anche da parte sua, si chiude questa lunga vicenda. Sicuramente sì, comunque appunto essendoci sempre delle situazioni giudiziarie che non si chiudono definitivamente, un po' di apprensione ci può stare sempre. Fortunatamente è andato tutto per il meglio, anche se insomma ce lo sentivamo, dato anche poi fortunatamente di essersi un po' allontanati da tutte quelle situazioni che non piacevano a nessuno, del Covid e dintorni, insomma, quindi molto contenti tutti. Ecco, entrando proprio nel merito anche della
motivazione, Momi, che cosa c'è da sottolineare, no? Parlando della particolare tenuità del fatto, c'erano appunto le sue preoccupazioni, sì, in quel momento, dettate proprio dalle sorti dell'azienda. Assolutamente, ma in primis veramente non solo per l'azienda, che è comunque un'azienda di trentennale, di famiglia e quant'altro, che tutti a Firenze conoscano, e conoscano insomma sia per meriti di mio padre in primis e qualcosina anche per quello che ho fatto io, ma soprattutto per i ragazzi che lavoravano. Abbiamo più di 30 dipendenti, avevamo anche in quel momento una trentina di dipendenti che insomma in situazioni assolutamente assurde, familiari, che non potevano, nessuno poteva calcolare quello che stava succedendo, e quindi sarebbero andati veramente allo sfascio queste famiglie. Quindi in primis l'abbiamo fatto per loro, e questo è stato assolutamente visto bene dalle tribunali, appunto articolo 54, stato di necessità. In poche parole, quello che ho sempre detto: se o mi date a me e ai miei ragazzi soldi per mantenerci, altrimenti io devo aprire per lavorare. E questa, su questa semplicissima, diciamo, su questo principio verteva tutta la situazione. Abbiamo vinto sia qui a Firenze sia poi in Cassazione, nonostante il PM abbia cercato appunto di fare ricorso all'appello di Firenze, e l'abbiamo portata a casa. Quindi come sempre, quando uno lotta per i motivi giusti, sicuramente si può levare anche delle soddisfazioni. E infatti tutti i nostri ragazzi anche ringraziano sia in quel momento sia adesso, e fanno sempre parte della nostra squadra, e questo non è poco. Un periodo lontano ma anche vicino, se vogliamo, quello della pandemia, che cosa resta di quei mesi, come si è ripartiti poi dopo il Covid? Assolutamente momenti assurdi a ripensarci adesso, penso per tutti, sia chi era di un punto di vista o di un altro, perché comunque ci stavamo tutto il mondo ci stava dentro. Ora quello rimangono dei ricordi di quel momento assurdo, e fortunatamente comunque le cose sono ripartite alla grande. Sicuramente anche quello che è stato fatto, la battaglia, è stata premiata da tante clientela anche nuova che si è riversata un po' su Firenze in generale, ma un po' anche da noi al locale, proprio come uno dei pochi guerrieri che comunque ha tenuto la testa sempre alta, e anche di questo sono contento. Non era prevista la pubblicità, ma ne è arrivata tanta, e sicuramente poi le persone insomma hanno anche visto chi era anche contrario a quello che stavo facendo, ha visto che lo stavamo facendo per le giuste cause, e una volta finito tutto insomma si è ha voluto vedere appunto in carne e ossa cos'era questo posto e chi era Momi. Hanno visto chi era, una persona che semplicemente anche ho tutt'oggi a lavorare e vuole fare questo nella vita e porta avanti, insomma non l'ha fatto per pubblicità ma l'ha fatto per lavorare e dar da lavorare anche ai suoi ragazzi. Grazie a Momi e la UI per essere stato con noi, e buon lavoro. Grazie a voi, e complimenti anche per la pronuncia, che sono in pochi che la prendono subito alla prima. Ciao. Grazie e auguri ovviamente. Andiamo anche con un paio di notizie, Luca Paradisi, e poi via con gli altri ospiti che saranno con noi. Non si terrà la presentazione del libro del sindaco di Firenze Dario Nardella, La città universale, che era in programma il 4 aprile alla Luis di Roma. Lo ha reso noto lo stesso Nardella, dicendo di essere rimasto sbigottito e dispiaciuto. Poi, secondo quanto appreso dall'ANSA, la Luis ha fatto sapere, ha precisato che l'evento non è stato cancellato ma semplicemente rinviato a dopo le elezioni europee. A proposito invece di scenari politici, in vista delle amministrative, Anima Firenze 2030, movimento che aveva annunciato la candidatura a sindaco di Giovanni Fittante, entra a far parte della coalizione di centro sinistra che sostiene la candidata Sara Funaro. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fittante, leader del movimento, che ha detto: oggi è una giornata importante per Anima Firenze 2030, scegliamo di fare un passo indietro per farne due in avanti. Fittante, che ha parlato di un gesto di generosità nei confronti della città, riteniamo che poi il sindaco debba essere uno, dobbiamo fare sintesi, abbiamo fatto un lungo percorso di confronto con Sara Funaro, il PD e il centrodestra. Riteniamo che gli argomenti, i temi, le priorità per Firenze che abbiamo trattato siano condivisi nella stragrande maggioranza, dice appunto Fittante. Poi c'è anche qualche battuta di Sara Funaro, candidata del centro-sinistra. Quello di Fittante è un appoggio importante, ha detto: con lui nei vari incontri abbiamo trovato convergenza su tantissimi temi, su quelle che sono le priorità della città. Sono convinta che può dare un apporto importante
tantissimo alla coalizione, sia per l'esperienza che per il contatto con la città, sia per la grande attenzione e l'amore che ha per Firenze. E poi su eventuali nuovi ingressi in coalizione nelle prossime settimane, Funaro ha detto, sempre sottolineato, che la coalizione, che è forte, si sta allargando e si sta rafforzando sempre di più, non ha le porte chiuse, così le parole di Sara Funaro. Tra pochissimo andremo anche a metterci in contatto con il nostro prossimo ospite. Prima però andiamo anche sui temi relativi alla sicurezza, perché vi raccontiamo dell'esito della riunione di coordinamento delle forze di polizia in prefettura a Firenze, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'Interno, che si è svolta ieri. Al momento a Firenze e provincia non sono registrati segnali di possibili criticità, ma è stata disposta l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza presso gli obiettivi sensibili e all'aeroporto, con un particolare riguardo al perimetro esterno. Anche la stazione Santa Maria Novella, come l'aeroporto, è stata oggetto di particolare attenzione e ci saranno più pattuglie nelle aree adiacenti. Nel corso della riunione è stata svolta un'approfondita e mirata analisi della situazione della sicurezza a Firenze, alla luce anche dei recenti fatti di terrorismo verificatisi a Mosca. Niente allarmismi, viene spiegato, non essendo stati al momento registrati segnali di possibili criticità. Costante confronto invece in sede di riunioni di appositi gruppi di lavoro istituiti per l'occasione, successive analisi in riunioni di coordinamento delle forze di polizia per garantire una globale attività di controllo e prevenzione. Viene detto che è in corso un rigoroso e attento lavoro, peraltro già avviato all'esito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 21 marzo scorso, per garantire il sereno svolgimento dei riti pasquali e delle giornate di festività. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti dell'esercito, responsabili di strade sicure. Ebbene, confermato a partire dal 5 aprile l'incremento della presenza di militari, così come disposto dal Ministero dell'Interno per lo scalo ferroviario, accanto alle aliquote di militari già operativi all'interno della stazione, con il coordinamento della Polfer verranno aggiunte ulteriori pattuglie che, secondo le direttive impartite dal Ministero, saranno impiegate insieme alla Polizia di Stato nelle aree adiacenti alla stazione, recentemente oggetto di, si legge ancora, particolare attenzione in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e destinataria di mirati servizi. È in collegamento con noi, lo andiamo a salutare e ringraziare, il sindaco di Rufina, Vito Maida. Ben trovato sindaco e buon pomeriggio. Buonasera a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Sindaco, che alla luce dei disagi sulla linea ferroviaria della Val di Sieve, che continuano anche in queste settimane, ha deciso di incaricare uno studio legale per valutare la sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio. Sindaco, ci racconta come è arrivato a questa decisione? Ma senta, sono arrivato perché dopo i disservizi continui praticamente tutti i giorni, cioè da anni e anni non c'è stato un poco miglioramento rispetto a qualche anno fa, anzi non c'è stato un peggioramento, treni sorpresi, passaggi a livelli incustoditi, insomma una serie di disservizi che dopo sollecitazioni e riunioni soprattutto con RFI e Trenitalia e soprattutto dopo le imponenti risorse che la Regione Toscana ci mette nel contratto di servizio, non avendo, come dire, avuto nessun tipo di miglioramento, insomma alla fine mi sono stancato e ho deciso di incaricare un grande studio legale di Firenze e vedere se ci sono le condizioni per denunciare RFI e Trenitalia alla Procura della Repubblica per disservizio continuo. La seguiranno, sindaco, altri colleghi, sindaci del territorio, li ha sentiti? È una decisione per il momento, diciamo, personale che porterà avanti? No, porterò avanti una decisione perché non voglio mettere in imbarazzo gli altri sindaci. Naturalmente penso che possano condividere, soprattutto i sindaci che da Rufina in su, da Pelago, Rufina, Dicomano, Vicchio, possono fare la stessa cosa,
perché è intollerabile una situazione di questo tipo. Questa è una linea ferroviaria non di serie B, di serie C, e i cittadini e soprattutto gli studenti, i lavoratori meritano rispetto. Non è possibile un disservizio continuo a questa maniera, tutte le mattine partire da casa e non sapere se si arriva a scuola o a lavorare in orario. Ecco, c'è una situazione che più delle altre i cittadini le hanno riportato, sindaco, riguardo ai disservizi e disagi dell'ultimo periodo? Assolutamente sì, c'è un continuo di treni soppressi, un continuo di treni in ritardo e soprattutto diciamo le comunicazioni avvengono sistematicamente in ritardo come i treni, cioè nessuna comunicazione, però alla fine appare sul display treno cancellato, soppresso oppure in ritardo. Sindaco, prima di salutarci andiamo a ricordare insieme, visto che Pasqua si avvicina e in questo caso la serata di domani, il tradizionale scoppio del carro che andrà in scena alle 23 di domani sera a Rufina. Assolutamente sì, la ringrazio per questa domanda, perché domani sera ci sarà lo scoppio del carro. Come lei sa, Rufina è unica nel senso che realizza due opere d'arte che sono da una parte il carromato, dall'altra lo scoppio del carro. Ce l'abbiamo, questo lo facciamo solo noi con le mani sapienti dei nostri volontari, sia dell'associazione Carromato sia dell'associazione Scoppio del Carro, e domani sera come tutti gli anni insomma ci sarà uno spettacolo davvero imponente, molto probabilmente anche alla presenza del presidente Gianni. Sindaco, grazie, buona Pasqua e buon lavoro. Grazie a voi e buona Pasqua a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Grazie al sindaco di Rufina, Vito Maida, che è stato in collegamento con noi qua sulle di radio. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi la seconda parte tra poco della nostra mezz'ora insieme. Runner Pizza. Ordina pizze, hamburger, insalate e molto altro. Prodotti di qualità sempre vicini e veloci nella consegna. Runner Pizza. Buon appetito 365 giorni all'anno. Un luogo raffinato dove mangiare il pesce a Firenze. Al ristorante Pinna Rossa potrete gustare deliziosi piatti di pesce fresco, pescato in giornata, con il fascino della certosa sullo sfondo, per una serata all'insegna del gusto. Vi aspettiamo al ristorante Pinna Rossa, località Bottai, a 500 metri dall'uscita Firenze in Pruneta. Siamo aperti tutte le sere dal martedì, sabato e domenica anche a pranzo. DDC. DDC? Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test. Ma certo! Sì all'appuntamento per la mammografia. Senza dubbio. Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci. Sicuro. Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Basta chiamare il numero verde 800 55 60 60 per scoprire come aderire. DDC. Dal 29 marzo al 1 aprile, dalle 10 alle 20, in Piazza Santa Croce a Firenze, c'è Firenze Craft, la nuova mostra mercato del meglio dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare fiorentino e toscano. Degustazioni per tutti e tanti eventi gratuiti per adulti e bambini. Un'iniziativa di CNA Firenze. Info su www.firenze.cna.it. Vieni, lasciati abbracciare dall'accoglienza, forte di una professionalità trentennale. Giochiamo con l'acqua e i suoi riflessi, tanti quanti i rivestimenti dei migliori marchi. Abbandoniamoci al relax di uno spazio intimo, dal design raffinato. Vieni da Reme. Facciamo il bagno insieme. Reme, uno showroom in cui stile, innovazione e comfort creano il bagno dei tuoi desideri. Reme, Viale dei Mille 22, Firenze, di fronte alla Chiesa dei Sette Santi. AutoSas, vieni a scoprire l'intera gamma Ford nel nuovo Ford Store in Via della Cupola 249 a Firenze.
Di nuovo insieme, Lady Radio, 17:19 minuti in diretta, Federico Sartoni che vi sta parlando, tra poco ancora altri ospiti che saranno con noi. Prima una notizia che riguarda la futura linea tranviaria Libertà-Rovezzano, perché procedono i lavori della conferenza di servizi relativi all'approvazione del progetto definitivo di questa linea. Ebbene, nel corso dell'ultima riunione, fa sapere Palazzo Vecchio, è stata individuata la soluzione relativa al sottoattraversamento della linea ferroviaria in corrispondenza del cavalcavia delle Cure. Lo ricorderete, erano state presentate due proposte progettuali, rampa di discesa e salita a doppio binario o binario unico nel collegamento Don Minzoni Viale dei Mille. Ebbene, il Ministero dei Trasporti ha scelto l'ipotesi delle rampe di discesa e salita con doppio binario, evidenziando che la soluzione a binario singolo presenta criticità tali da pregiudicare il rilascio del nulla osta sia per la sicurezza sia per la valutazione ai fini di congruità economica. Anche la soprintendenza, prosegue la nota di Palazzo Vecchio, pur preferendo l'ipotesi del binario singolo, non ha espresso parere negativo alla soluzione di progetto a doppio binario se tale scelta prevale sulla base di altri interessi pubblici prevalenti. Un 28enne è stato arrestato mercoledì scorso dalla Polfera a Firenze con l'accusa di rapina impropria. Il giovane avrebbe cercato di rubare una borsa in un negozio della galleria commerciale della stazione di Santa Maria Novella e poi avrebbe aggredito una vigilante che lo aveva fermato per un controllo dopo che l'allarme era scattato. Il 28enne gambiano, già noto alle forze dell'ordine alla richiesta di spiegazioni dell'addetta alla vigilanza, avrebbe cominciato a insultarla per poi spintonarla e colpirla. È intervenuta una pattuglia della Polfer che lo ha bloccato e poi arrestato. Dagli accertamenti svolti sembra che il 28enne alcune ore prima avesse tentato un taccheggio in un centro commerciale a Novoli, così anche in questa notizia. E invece notizie di tentati furti e furti: scatta l'allarme nel ristorante, un ladro è stato messo in fuga di nuovo, è successo alla Beppa Fioraia in via dell'Erta Canina, locale già visitato dai ladri all'inizio del mese. Allora ignoti infransero la vetrata scappando poi a mani vuote a causa dell'allarme che si era attivato la notte scorsa. Un nuovo furto: un uomo con volto travisato avrebbe forzato una finestra, ma una volta all'interno sarebbe stato messo in fuga dall'allarme nebbiogeno con videosorveglianza privata. Mancherebbero all'appello al momento solo qualche moneta, ma altri eventuali ammanchi restano comunque da quantificare. Furto anche in un bar nel piazzale di Porta al Prato. Ieri sera è intervenuta una volante dopo che una persona sarebbe stata messa in fuga dal sistema di allarme fumogeno. Dalle verifiche è risultato forzata una porta d'ingresso, mancherebbero 100 euro di un fondo cassa. Quindi questa è la notizia riguardo a questi due colpi. Tornando sui temi relativi alla Pasqua, pasticcerie al lavoro in questi giorni anche per sfornare i prodotti tipici della Pasqua, colombe, uova e non solo in questo periodo da parte delle pasticcerie artigiane fiorentine, circa 300 che stanno lavorando alacremente. Tuttavia fa sapere Confartigianato la difficoltà nel reperire pasticceri artigianali, oltre il 60% in Toscana. Andiamo a salutare Jacopo Ferretti che è in collegamento con noi, segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze, ben trovato sulle di radio. Grazie, buonasera a tutti. Intanto proprio a commento di questo dato, Ferretti, per come arriva incide anche nel lavoro, soprattutto quando ci sono, no, dei picchi come questo che si sta vivendo a Pasqua nella produzione. Esatto, purtroppo si sta vivendo, cioè per fortuna si sta vivendo un picco di lavoro che riguarda in questo caso le pasticcerie della Toscana. A Firenze ce n'è almeno 300,
si stanno lavorando ai dolci tipici del periodo pasquale. Purtroppo non si trova ulteriormente personale, non è purtroppo una novità, non si sta trovando personale ovunque, non si trovano pasticceri, non si trovano, praticamente non si trova nulla, logicamente pesa di più in un picco di lavoro dove ci vorrebbero forze nuove, e se arriva a un certo punto non si riesce a soddisfare le esigenze della clientela. Questo problema ormai lo stiamo denunciando da tempo, non si sta trovando manodopera specializzata, ma nemmeno manodopera comune, quindi sta diventando è un problema, e diventa un problema ancora più gravoso durante i picchi di lavoro come stanno avendo le pasticcerie fiorentine artigiane. Quindi una mancanza di figure professionali, e non solo, vi risultano anche che ci siano, come dire, delle rinunce da questo punto di vista? C'è una sorta di grande mobilità in quella che è l'offerta, oppure insomma la mancanza è davvero marcata, forte? La mancanza è forte, è forte soprattutto nelle figure, visto in generale, non solo le pasticcerie, ma la mancanza è forte soprattutto nelle figure specializzate. È forte un po' ovunque, però sulle figure meno specializzate si riesce comunque ad avere una percentuale di occupazione ragionevole, nei settori specifici o comunque dove ci sono competenze specifiche la percentuale è completamente insoddisfacente, addirittura alcune pasticcerie hanno, logicamente senza manodopera non possono fare tutto quello che vorrebbero fare o comunque quello che sarebbe richiesto dal mercato. Un commento, Ferretti, prima poi di liberarla, anche su quella che è in generale la riflessione su questo ponte pasquale, insomma, se ci si aspettano buoni risultati dal punto di vista anche di quelle che saranno le presenze, oppure se c'è anche qualche incertezza legata, no, ad esempio al meteo, che potrà influire secondo lei? Sì, il meteo potrebbe influire. Firenze è piena, conferma il trend positivo, praticamente tutto occupato, siamo molto soddisfatti sinceramente dell'aspetto turistico, soprattutto nella città di Firenze è molto, conferma tutti i numeri positivi che aveva già iniziato inizio anno. Firenze, per chi ha avuto modo di andare in centro anche in queste mattine, anche prima del ponte pasquale, vede che comunque è una città viva, piena, molto piena, molto piena. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Jacopo Ferretti e auguri, buona Pasqua. Grazie al segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze per essere stato con noi. Siamo arrivati ai saluti, Luca Paradisi, anche in questa mezz'ora insieme, solo per ribadire anche che alle 18 saranno con noi Andrea Vignolini e Leonardo Petri per le bombe delle 6 non fanno male. È la vigilia di Fiorentina Milan, domani ci ritroveremo alla vigilia di Pasqua nuovamente qua sulle di radio per seguire la gara dalle 20:15 in poi. Rimanete sulle di radio, buon pomeriggio ancora, e rimanete con lo sport alle 18 le bombe delle 6.